Tifosi nerazzurri, appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana e benvenuti a Formello, dove sta per cominciare Lazio-Inter, undicesima giornata del campionato Primavera 1. Fischio che arriva ora, è cominciata Lazio-Inter. Va bene, lancio per Burgio, uno contro uno con De Angelis. Burgio entra in area di rigore, ce l'ha sul destro, prova la Veronica, se la porta sul sinistro. Calcio in diagonale, Alia la tiene lì in due tempi, prima dell'arrivo di Fonseca. Qua Mulattiere recupera palla, la dà a Fonseca che prova il tiro a giro, traversa clamorosa di Fonseca, la palla ancora buona, Mulattiere di punta, respinge la Lazio, il sinistro poi di Gianelli che non trova la porta. C'è Fonseca, c'è anche Armini che perde rimpallo, Mulattiere prova a lottare ancora su questo pallone, Mulattiere pensa al destro da lontano, pallone largo. Burgio prova a lanciare Mulattiere, Andrescu svirgola, il pallone diventa buono per Schirò che entra in rigore, Schirò Alia salva tutto sul capitano dell'Inter e riparte anche l'azione della Lazio. Sheu, tocco per Armini, prova il cross in mezzo che diventa quasi un tiro, Stankovic con sicurezza. Lancio lungo per Fonseca che è in posizione regolare, la mette giù benissimo, prova al destro e pallone largo. Ma altra grande occasione per l'Inter. Avanza il capitano della Lazio, sceglie poi la sventagliata in profondità per Moro che entra in area di rigore e grande recupero di Vezzoni, miracoloso a fermare l'azione della Lazio. Grande lancio di Pirola per Schirò che entra in area di rigore, Schirò pallone in mezzo, Alia. Armini va a cercare ancora il taglio di Moro, c'è ancora Vezzoni a chiudere tutto. Squizzato sull'attacco di Zilli, è tutto regolare, prova al sinistro e Stankovic salva tutto. Finisce senza recupero il primo tempo di Lazio-Inter, 0-0, ma Inter che può dispiacersi per le tantissime occasioni avute, soprattutto nel primo quarto d'ora, gara che per ora rimane ancora bloccata sullo 0-0, nel secondo tempo servirà più cinismo. Lancio lungo a cercare l'inserimento di Schirò, pallone che lo scavalca, De Angelis lo lascia sfilare, Schirò controlla questo pallone. Burgio, il cross di prima sul secondo palo, troppo lento, Mulattiere prova a lottare, la palla rimane lì, Alia non la controlla, Gianelli prova al destro al volo, la respinge, arriva Vezzoni con l'esterno, ancora un muro bianco celeste. Sponda per Fonseca che si invola verso la porta di Alia, Fonseca uno contro uno, Fonseca col tocco sotto e questa volta l'Inter passa in vantaggio ancora con Mattias Fonseca. Dopo tutte le occasioni avute, qua forse stava quasi perdendo il tempo Fonseca, che poi riesce all'ultimo a beffare Alia. E l'Inter passa finalmente in vantaggio, un gol meritatissimo. Oristagno, uno contro uno, prova a sprintare il neo entrato, Oristagno se la porta sul sinistro, grande giocata di Oristagno, arriva Colombini sulla sinistra, servito proprio lui, Colombini entra in area di rigore, prova il sinistro. C'è Bosco l'occhio di fianco, Schirò con il destro in profondità per Oristagno che parte in posizione regolare, c'è in mezzo Vergani, Oristagno prova il colpo di esterno, Vergani col piattone, Alì la tocca ma poi Vergani sul tapin fa 2-0 Inter, Edoardo Vergani che dà la giusta dimensione del divario visto in campo oggi. È stato bravissimo ancora una volta Alia in una prima occasione, poi non ha potuto però nulla sul tapin dello stesso Vergani, grande palla di Oristagno con l'esterno. 2-0 Inter. Allora riparte anche l'azione della Lazio con Pirola che però è altrettanto bravo a capire le intenzioni di Anderson e rilanciare ancora Colombini, parte Colombini, c'è in mezzo Oristagno, Colombini ci pensa, prova il cross sul secondo palo a cercare proprio Oristagno, di testa sul secondo palo alto di un soffio l'incornata di Oristagno, ma lo spagnolo entra in area di rigore, prova il cross sul secondo palo, Colombini la mette fuori, era l'ultima azione della partita, vince l'Inter 2-0 grazie ai gol di Fonseca e Vergani, vittoria meritata quella dei nerazzurri.